hanno una dipendenza importante nella scuola pubblica e statale, forse è un dato opportuno dare, anche per sottolineare l'importanza delle risorse che bisogna dare alle scuole pubbliche e statali, scuole statali, che dico, perché io sono innamorato di dire scuola statale. Chi frequenta le nostre scuole, ma noi come dire l'abbiamo fatto una ricerca in merito, i ragazzi che frequentano le scuole statali sono il 93% della popolazione scolastica, sono il 93% della popolazione scolastica. Bene, detto questo, tornando alla domanda come si controlla, meglio ancora come avviene il passaggio dalla scuola privata alla scuola paritaria, eccetera. Noi sindacati, giusto poi l'amico Bassaldo, farà anche l'affermazione, perché quando noi sindacati, si dice poi il coro, noi sulla io dico che il controllo c'è poco, la verifica c'è poco e parlo della campagna perché Bassaldo diceva poco fa che è successo in realtà indagine di scuole paritarie. Beh, il controllo è riusciti a verificare i requisiti se hanno l'idoneità da avere questo passaggio avviene tutta la pubblica regionale scolastica. Naturalmente vorrei il passaggio dalla privata alla paritaria non segue le indicazioni che erano essenziali per la legge che nominiamo prima, perché dobbiamo partire da lì. La 62 diceva che condizione per avere una parità sul territorio era quella che lo stesso territorio non dovesse essere sempre nella istituzione scolastica pubblica, ma questa cosa non avviene. Quindi io perché controllo la legge? Perché abbiamo tante di quelle scuole paritarie della nostra regione e nascono anche in quei settori che una volta non erano ricercati come la scuola privata paritaria a Cattieri, come la scuola ad alta specializzazione tecnologica. Cioè, queste cose che non esistono, e poi ritornando al problema che diceva anche la studente. Bene, abbiamo lì pure un corpo docente padrino, che non è controllato, perché anche per insegnare in una scuola paritaria occorre l'abilitazione, ma questo non avviene, ma non avviene anche perché il MIUR, adesso diciamo il MIUR, ma che bella cosa se riusciamo a fare tanti referendum che facciamo uno per avere, come si chiamava adesso, dopo pochi anni fa, il Ministero Pubblico di Istruzione. Perché questo, io voglio fare questa riflessione, perché spesso accade pure e mi invito a riflettere, perché stamattina siamo assistito a interventi molto interessanti che mi hanno arricchito veramente su cose importanti. Però quando noi parliamo di una scuola statale pubblica, bene, per avere alcune l'importanza di quella scuola e anche il Ministero faccia cose per questa scuola, cosa pubblica deve essere, ci sia proprio un interesse di scuola. Ma negli ultimi anni il ministro si è visto che viene dalla ricerca dell'università, non viene della scuola, non viene dal mondo della scuola. Non è che bella cosa per un docente che fa il ministro della pubblica istruzione. Io mi amo che abbia ancora il ministro della pubblica istruzione. Ma spesso chi dirige questo ministero non è attento all'educazione, non conosce la scuola, perché viene dall'università.
si fa l'attività sportive, aumenta il tempo, sotto questa forma loro hanno dei finanziamenti, ma non più questo, secondo me. Ed io voglio ancora che è passato qualche altro. Thank you.
sfruttare un ricatto, no? Che io lavoratore non ho altro, in questo momento non è proprio in tasca, accetto perché è caduto su quel rapporto di lavoro individuale, pericoloso individuale, quello può avere ricaduto poi sull'eventuale due possibilità di sfruttare le lavoratore tutte. Cioè, non è questa situazione del lavoro. E io lo difendo le lavoratore pubbliche, se ci sono sessioni riservate. Questo, io non credo che è un problema, io credo che questo è un finanziamento occulto dello Stato al suo privato. Non lo sapete un altro modo, c'è questo problema di rinforzamento, è un problema di diritto del lavoro, non è questo il caso, ma questo è un problema in Italia. E come chiamiamo il fatto che in Campania abbiamo 1.217 scuole di infanzia. Beh, mi interessa, 321 sono le scuole di secondo grado, le statali sono un po' di 256, le scuole di secondo grado, diciamo, la regione non sta solo concorrendo, meno male che non è la scuola di 321 statale, però sta la concorrenza per comprare un titolo, però cosa ci spende? Col titolo lì, cosa ci spende? Il servizio che faccio io, cosa ci spende in concorrenza con i decani che ci spendono le stesse macchine da loro, quindi non sono storici. Ma come la chiamiamo? Le mie decisioni diceva le scuole se non applica il loro stato e sottolinea la legge con la materia dell'università, 1.217 scuole di tutte le infanzia. Ma rispetto a questi giorni, sono ricordi numero, questi 200 sono le strategie in campagna di infanzia, però 100 le sezioni di missione, e però abbiamo circa più di 1.200 dell'infanzia. Non faccio un corretto, non è che era comune. A Bologna si giustamente quando si trova la carica del comune, non è mai questo il comune da lui. Poi abbiamo tolto la forza di lavoro. Allora questo è tutto. Come chiamiamo? E anche questo, normalmente, come chiamarlo? Una sorta di finanziamento occulto. Diciamo, ci sta uno Stato che non fa per niente, casomai che non si momento sul piano del mercato. Una concorrenza, diciamo, alla ricorda. Quindi la situazione in un certo senso è questa, un rapporto di lavoro privatissimo, questa è la condizione con cui ci troviamo a lavorare. Quindi non è raro che dove non arriva la situazione, l'amministrazione che è proprio entrata, arriva in qualche modo attiva la magistratura. Questo io credo che la parte della domanda riguardo le regole, penso che abbia visto come le regole anche esterne sono aggirate in tanti modi, alcuni modi la stessa legge lo dà, altri sono già come dicevo prima di magistrare. L'altra questione non la vedo soltanto questa, o riguarda sempre il funzionamento della scuola, per non è con qualche battuta, quella della democrazia. Perché io non credo che si possa inventare la democrazia nella scuola, si può fare, se la scienza chiama una cambio di nome, si può andare con la nostra altra. Però avevo l'esperienza io, perché devo dire, noi abbiamo vissuto una bella stagione, una bellissima stagione, non eravamo molto più giovani, io da poco ho finito la professione di assistente, una grossa stagione di battaglia, che non ho visto qua, e adesso ho visto delle lotte, virtualmente sono tutti gli studenti, un po' quanto il sindacato, che non erano convinto su un po' Thank you.
voluto più.